Non sarebbe pensabile immaginare che chi ha sposato un progetto possa in pochi giorni pensare di cambiare rotta ed agire in proprio. Se la coalizione che sostiene Adriano Bellacosa ha deciso una linea, è bene che venga condivisa da chi è stato eletto in nome di un ideale e di una coalizione. E la pronta reazione unanime del gruppo che si riconosce nel PDL a Nocera Inferiore, dopo le voci che vedrebbero posizioni divergenti di alcuni consiglieri eletti con lo schieramento di Bellacosa, che non avrebbero gradito la decisione di rispetto di sfiduciare subito il sindaco Torquato. Per i seguaci del presidente Cirielli non è condivisibile una strada diversa da quella ipotizzata dalla maggioranza del centrodestra. Tutto questo mentre il primo cittadino sta pensando ad una sfida ai suoi oppositori sui grandi temi della città come i rifiuti, l'acqua, la viabilità ma anche la problematica Stadio San Francesco. Un atteggiamento che anche la città gli starebbe chiedendo in queste ore, dice. Ma nel corso del vertice di ieri sera svoltosi in un country resort alla periferia di Nocera Inferiore, dal quale ha preso parte anche il presidente della provincia Edmondo Cirielli, la strada imboccata sarebbe diametralmente opposta. Nonostante il capo di Palazzo Sant'Agostino pare abbia lasciato ampia libertà di decisione, dicendo Nocera è vostra e a voi spettano le decisioni, tra le righe si è ottenuto l'allineamento, lasciando chiaramente intendere che dal sindaco Manlio Torquato, senza maggioranza, ci si sarebbe aspettati segnali di apertura che fossero qualcosa di più concreto rispetto ai semplici proclami, segnali che si sarebbero dovuti tradurre in contatti diretti con le forze della coalizione che ha sfiorato il 60% delle preferenze. Ciò non è stato ed allora la parola d'ordine è stata sfiducia senza se, senza ma, senza tentennamenti. A Torquato pare sia stato imputato l'essersi rivolto e del continuare a rivolgersi ai singoli in una sorta di campagna acquisti. Non a caso i soliti rumors avevano messo in giro nomi di papabili collaborazionisti ed anche l'UDC aveva innescato la sua sirena ammaliatrice da rafforzare con la presenza in città sabato di Ciriaco De Mita, padrino dell'inaugurazione della nuova sede del partito nel Palazzo Gabbola. Un metodo bocciato senza possibilità d'appello, tanto che sembra siano stati spenti sul nascere i timidi tentativi di qualcuno di far notare che forse la città non gradirebbe che si mandasse a casa un primo cittadino appena eletto e che un tale tipo di strategia non pagherebbe, visto che trasformerebbe agli occhi dell'opinione pubblica Manlio Torquato in una vittima immolata. Niente da fare, altro che politica come mediazione e contrattazione, di certo il PDL, spiega il commissario cittadino Carlo Fabio Ferrigno, non appoggerà governi minestroni, anche se in politica, dice saggiamente, mai dire mai. Tutti ieri sera hanno ribadito di riconoscersi nel progetto politico del PDL, un progetto che non coincide con quello del governo di area civica polo moderato. Di certo, spiega Ferrigno, ora andrà ad infittirsi il calendario degli incontri del centrodestra, dal momento che, sottolinea il commissario del PDL, la sfiducia non è una decisione che si assume a cuor leggero. Intanto slitta giovedì mattina la proclamazione degli eletti a cura della commissione presieduta da Giuseppe Fortunato, un giorno in più richiesto dal vaglio dell'istanza presentata ieri da Antonio Cesarano e Giuseppe Grassi, che sollecita l'organismo a prendere in seria considerazione le decisioni assunte per Cagliari, dove al sindaco eletto in ballottaggio alla fine è stata data una maggioranza che non aveva, raddrizzando il caso della cosiddetta anatra zoppa, affine per molti versi alla vicenda nocerina.